a un classico sempreverde appunto per antonomasia che è Le avventure di Pinocchio di Collodi, un libro che si rivela sempre più scritto per gli adulti e non solo per i bambini, per gli adulti con i bambini, ma gli adulti entrando dentro le pieghe delle allusioni, della ricchezza proprio di significati di Collodi, scopriranno delle cose meravigliose e una modernità, un occhio sull'Italia veramente preveggente. Un libro contemporaneo molto bello per me è Abbassa il cielo e scendi di Giorgio Boatti, un libro molto intenso, la storia di un fratello ma anche di un uomo che ha una grande tensione spirituale all'utopia e che viene in qualche modo compresso, messo in ginocchio da una realtà che non può accogliere questa grandezza di aspirazioni. Un uomo semplice ma fuori del comune che appunto si perde nelle nebbie del disagio mentale, ma che ha dentro una ricchezza straordinaria, sofferenza e nello stesso tempo anche tensione verso qualcosa di più.